Continua il sit-in degli agricoltori Telamaniche con i loro trattori, circa una cinquantina da sabato pomeriggio, sono davanti all'uscita della 14 di Roseto. I manifestanti, come a livello nazionale, denunciano le conseguenze negative delle politiche ambientali promosse dall'Unione Europea, che a loro avviso penalizzano il settore agricolo e favoriscono la speculazione. Noi siamo decisi ad andare avanti fino a quando, diciamo, lo Stato italiano non ci dà delle risposte concrete, perché fino ad oggi hanno solo dato dei contentini che a noi non servono, perché secondo noi quelle erano già cose previste che hanno velocizzato. La grande partecipazione dei mezzi qui dietro alle sue spalle significa la grande partecipazione degli agricoltori. Il mondo agricolo, avendo capito che sta scomparendo, si è unito. E la partecipazione è grande. E poi il nostro scontento è anche a livello burocratico, a livello di costi di produzione, a livello di mantenere il Made in Italy. È ampio, molto ampio. Si parla di calendario 2030, si parla di ecologia, ma i tutori dell'ambiente, secondo me, siamo noi. Gli agricoltori inoltre non si sentono tutelati dai sindacati che secondo loro non rappresentano adeguatamente le loro istanze e non li difendono dalle pressioni delle lobby. Sì, è una denuncia anche contro di loro, ma non si sono forse esposte per altri motivi. Non sto qui ad elencarli perché non mi tocca, però non sono con noi. La protesta degli agricoltori teramani si inserisce in un contesto di malcontento diffuso tra le categorie produttive del paese, che chiedono maggiore attenzione e sostegno da parte del governo e dalle istituzioni europee. Noi siamo decisi ad andare avanti. Per il momento stiamo facendo, diciamo, noi qui in questo presidio, parlo per noi, cose a norma di legge e stiamo collaborando con la legge che è vicina a noi. Però se nulla andrà come deve andare, siamo disposti, sì, siamo disposti, lo posso dire, siamo disposti.